Ragazzi, quello che sta per succedere è un'impresa titanica. Vi presento il mio garage, uno dei miei garage che vedete qua alle mie spalle, con assolutamente di tutto. E poi non si vede ancora bene questo lato qua, qui dove ancora voi non potete vedere, io guardo la telecamera, ma voi non potete vedere. Voi non la vedete, vedete soltanto questo e non potete vedere la proporzione di materiale che c'è, se non per questa zanzariera che adesso vi prendo in mano. Vedete, questa è lunga, vi faccio vedere fin dove arriva e quanto materiale c'è ancora qua in fondo. Insomma, diciamo che la situazione è un pochino così, ecco. Sì, appunto, proprio perché è così è complicata. Qual è il problema di oggi? Perché alla fine è un problema. Il problema è che io devo recuperare una valigetta che è all'incirca grande così, che dovrebbe essere all'incirca lì dietro, e sono convinto che sarà molto faticoso. Quindi lo facciamo insieme e così vi rendo partecipi di questo mio infarto. Ok, come vediamo già la situazione va molto ma molto meglio. Questi televisori li ricorderete più che sicuramente, intanto sono 200 zanzare. Queste piastre che vedete qua le ricorderete sicuramente. Qua c'è quest'altra bici che adesso devo spostare, ma prima di spostare la bici devo salvare questo mixer che voi non avete mai visto perché devo ancora sistemarlo. Purtroppo si è rotto questo potenziometro mentre lo portavo, ma è un bel mixer della Yamaha, che anche questo avrà il suo perché. L'unica cosa che devo cercare di capire adesso dove appoggiarlo senza distruggerlo, perché questo è già caduto più volte e non è il caso che cada altre volte. Quindi questo tra l'altro è il suo alimentatore del mixer, che questo lo mettiamo qua sopra, così un po' cerchiamo di risolvere le cose. Andiamo avanti. La situazione piano piano sta un po' migliorando, se sono tolte tutte le bici adesso è possibile vedere un po' la muraglia di quello che c'è qua dentro, e quindi possiamo già notare alcune cose che prima o poi dovrò anche mostrare qua nel canale, come per esempio questo mio amore, non c'è mica nessun cavo attaccato, questo mio amore di Grundig, che ancora devo metterci mano, sempre rimane il mio amore platonico. Poi sempre della Grundig, no, in realtà questo no, non ve lo farò mai vedere, quindi ve lo posso far vedere adesso. Trattasi di un cambia CD della JVC con alimentatore Marcio, perché è americano, quindi questo insomma comunque sia c'è, non c'è niente da fare. Questa piastra cassette molto fighettina la vedrete presto, quindi non vi posso dire nulla, perché prima o poi la vedrete anche questa, molto molto carina. Qui abbiamo la piastra della Grundig, sempre del trittico Grundig, che avete visto nel vlog. Andiamo avanti, sono comparse delle squadre che non sono neanche messe male in realtà, e mi ricordo che le avevo recuperate, le avevo prese da qualche parte, poi ovviamente si erano perse in mezzo a questo marasma di roba allucinante. Qui è, questa è la radio sempre del trittico Grundig, e comunque sì, ancora non sono mica arrivato a quello che volevo naturalmente trovare, però è comparsa un'altra cosa, un'altra radio della Grundig che non trovavo più, e questa la vedrete o forse l'avete già vista in un video. Questa è assolutamente meravigliosa, radio Grundig portatile bellissima. Forse hai ragione Manuel, in un certo senso io ho il feticismo pericoloso per la Grundig, potrebbe essere, però comunque sia è molto interessante. Ma andiamo avanti, perché quello che devo trovare non l'ho ancora trovato.
Mi sembra incredibile, ma ce l'ho fatta, l'ho trovata, eccola qua, quello che ho dovuto cercare, quello che mi serviva, spero che tra l'altro in questa valigetta ci stia tutto quello di cui ho bisogno, perché io l'ho presa, però non ne sono nemmeno sicuro che vada, mi vada del tutto bene in realtà. Tra l'altro la stavo anche aprendo al contrario perché si apre per di qua. Comunque sia, sono venute fuori cose strane, tra cui anche qualche cavo a caso, tanta roba lì dietro, sono degli altri JVC, non mi ricordavo neanche ce ne fossero degli altri là dietro, ma facciamo finta di niente. E dunque, ovviamente adesso occorre rimettere dentro tutto, che non sarà facile, non sarà assolutamente facile, però diciamo che è andata, è stato faticoso, molto molto faticoso, quindi vi saluto al prossimo video così capite bene qual è il mio disagio ogni volta che devo cercare qualcosa.